Massimo aiuto, dove lo metto? La scaletta ve la posso leggere perché non ce l'ho sotto mano, ma non ci ho formato file. Ve la leggo? Allora, ci sono i saluti del sindaco e l'introduzione alla cittadinanza onoraria della senatrice Liliana Segre, poi la lettura della risposta della senatrice. I saluti di Aurora Castellani, presidente della Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, poi operai antifascismo nelle fabbriche della Val di Bisenzio dall'inizio del Novecento allo sciopero del marzo 1944 a cura di Luisa Ciardi, Fondazione CDSE, storia e memoria della deportazione pratese a cura di Enrico Iozzelli, Fondazione sempre Museo della Deportazione. Saluti da Alessandra Salvati, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Bartolini e introduzione sul lavoro svolto dai ragazzi negli anni riguardo al giorno della memoria. Proiezione dei filmati elaborati sul viaggio della memoria da parte dei ragazzi e ragazze della secondaria di primo grado Lorenzo Bartolini. I saluti del capogruppo consiliare Vaianesi Gualberto Seri. E saluti del capogruppo consiliare centro-sinistra Perfetto. per Baiano, Stefano Vaiani. Questa è la scaletta. Non faccio così. Eccoci, credo di aver risolto un po' di problemi. Grazie a Elena perché io ero bloccato. Mi sentite bene? Perfetto. Mi sono perso l'inizio, ma chiedo alla dama, avevi già fatto l'appello? No, ho letto la scaletta degli interventi. Faccio l'appello. Vai, comincia con l'appello, vai. Allora, Giada Buchignani, assente. Marianna Milamacchi, presente. Niente. Elena Magnolfi. Presente. Chiara Martini, assente giustificata. Matteo Missori, Presente. sente giustificata, sì. Carolina Rosiello dovrebbe collegarsi forse un po' più tardi, Fabrizio Scatizzi, Presente. Stefano Vaiani, presente. Matteo Grazzini, anche lui si dovrebbe collegare con un po' di ritardo. È dal dentista ed Elena Salimbeni è assente giustificato. Non so se ce la farà a collegarsi. Ce l'ha mandato, sì. Gualberto Seri. Presente. Samuele Zoppi. Presente. Bene, si può iniziare. Allora, ditemi se mi sentite bene, se no vengo giù da te, Dama, perché qui non è che funzioni benissimo. Si sente bene, Arrivo primo. parecchio scatto. Si sente molto bene. Arrivo bene? Sì. Un po' a scatti. Vai, perfetto. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti, buonasera a tutti gli intervenuti, buonasera a tutti i relatori, buonasera a chi in questo momento, ci sta guardando da casa. Questa è una giornata importante, un appuntamento importante, un consiglio comunale aperto. Avevamo tanta voglia di farlo, avevamo tante idee per realizzarlo, perché diciamo che il gruppo di lavoro ci ha lavorato a lungo e avevamo tante idee, lo volevamo fare in presenza, volevamo purtroppo questa lunga notte del Covid che continua e non ci ha dato la possibilità se non di organizzare una serata comunque molto bella, molto importante, piena di interventi e di relatori che ce l'arricchiranno ulteriormente.
mi piaceva fare un piccolo cappello per spiegare da dove nasce tutto questo. Tutto questo nasce da una data ben precisa, il 30 novembre 2019, quando su proposta come prima firmataria della senatrice Liliana Segre, il Senato della Repubblica approva una mozione in tema di della commissione monocamerale in tema di hate speech. Che cos'è? Una mozione contro l'istigazione all'odio e alla violenza. E da lì poi si scatenò il mondo. La senatrice fu oggetto di più di 200, una media di 200 insulti giornalieri tramite i social, e questo portò a una grande manifestazione di vicinanza in cui eravamo quasi più di 600 i sindaci che il 10 dicembre parteciparono all'iniziativa a Milano. Una serata bellissima dove fu ribadito a chiare lettere che dobbiamo, e lì lo disse chiaramente dal palco, mi ricordo ancora il bel discorso di Liliana Segre, quando disse: lasciamo l'odio agli anonimi da tastiere e concentriamoci su altro, concentriamoci su una rinascita che non può partire se non dall'utilizzo della memoria, e lasciamo da parte l'indifferenza. Ecco, da lì noi poi siamo partiti per portare avanti quello che ci sembrava il messaggio più bello, e non riuscendo a programmare, dati i tempi stretti, tutto per il 27 gennaio del 2020, abbiamo scelto la data simbolo, il 10 settembre 2020, una data non casuale per quanto riguarda il Comune di Vaiano, perché rappresenta l'anniversario della liberazione, il giorno in cui Vaiano si libera definitivamente dall'invasione nazifascista. E credo che sia quanto mai importante una giornata come questa, che rappresenta e ricorda la pagina più buia della storia della nostra umanità, ecco, ripercorrere le ragioni e cominciare a fare nostre quelle che sono le sensazioni in un periodo in cui oggettivamente se ne sente anche tanto bisogno. Io ho avuto la fortuna di citare un passaggio: la memoria rende liberi. Ci fu donato in quell'occasione a Milano, ci fu donato a tutti i presenti, dove lei dice che la chiave per comprendere le ragioni del male è l'indifferenza. Quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguarda, allora non c'è limite all'orrore. Un orrore che si è manifestato in maniera forte, anche inconcepibile, perché non è possibile, perché non esistono neanche termini di paragone. L'omicidio di una persona è un crimine. Milioni di morti diventano una statistica. Cioè non esiste neanche un metodo di paragone per paragonarlo. E non possiamo rimanere indifferenti di fronte a un accumularsi di rabbia, a un accumularsi di odio. Cito per tutti l'ultimo caso di 2 giorni fa, che sinceramente ci ha lasciato basiti, dove a Venturina un ragazzo di 12 anni in un parco giochi è stato fatto oggetto di insulti razzisti, di sputi, cioè il massimo del disprezzo, lo sputo, il massimo del disprezzo da parte di coetanee, 14enni, che gli hanno urlato: ebreo, il tuo posto è nel forno. Cioè noi dobbiamo necessariamente perpetrare il ricordo della memoria, perché la ricerca della verità, la ricerca della conoscenza, che rappresenta ormai l'unico antidoto vero contro ogni negazionismo. Ecco perché è importante queste
che queste giornate non diventino una liturgia, ma diventino qualcosa di effettivo. Ci devono lasciare nella mente, nel cuore, qualcosa. E noi dobbiamo fare anche un grande lavoro con le scuole. Ringrazio la preside, per me rimane sempre la preside, per il lavoro che la Lorenzo Bartolini svolge annualmente, per il servizio che fa per i nostri ragazzi. Noi tutti gli anni andiamo a maggio a visitare i campi di concentramento, e anche su questo bisognerebbe mettere, incentivarlo ancora di più, renderlo ancora più partecipe. Io ricordo ancora quando qualche anno fa, allora ero vice sindaco, andai a prendere le sorelle Bucci alla stazione Firenze, venivano a incontrare i nostri ragazzi, e mi disse una cosa, ma sempre colpito: guardate, voi fate questi viaggi, li fate a maggio, quando i prati sono fioriti, quando ci sono le margherite, venite d'inverno, venite a gennaio, quando c'è la neve, allora vi accorgerete che cosa vuol dire essere una bambina dell'Holocaust, essere, aver vissuto quei momenti terribili, quella, avere, toccare con mano quel silenzio e quell'angoscia che ti stringe e che comunque ti stringe ancora, perché io quando vo, c'è Aurora Castellani al museo della fondazione della deportazione e resistenza di Prato, e ti trovi davanti e vedi la siringa, oggettivamente è una ammazzata incredibile che ti colpisce dentro, e che ti dice, ma com'è possibile che l'umanità in quei momenti si sia girata altrove e nessuno abbia visto, nessuno abbia fatto nulla, che tutti non si siano accorti di niente. Ecco, ed è una cosa che noi dobbiamo necessariamente, non dobbiamo nascondere, ma dobbiamo tirare fuori, urlarla, perché le nuove generazioni capiscano che non è dall'odio che si costruisce una società migliore, non passa mai dalla rabbia, non è quello il sentimento che va curato. Ecco, dobbiamo su questo essere forti e dare il nostro messaggio più forte. Mi rendo conto di averlo fatto anche troppo lunga, ma ero particolarmente emozionato perché questa giornata mi prende particolarmente a dentro. Io chiederei all'assessore Beatrice Boni di leggerci la risposta della senatrice quando gli abbiamo dato la cittadinanza onoraria del comune, perché credo sia anche questa una pagina molto bella che vale la pena che venga resa il più possibile a conoscenza di tutti. Grazie Beatrice. Buonasera, buonasera signor Sindaco, buonasera ai nostri ospiti, buonasera a signori consiglieri. Mi permetto magari di leggere anche la lettera che fu inviata alla senatrice Liliana Segre. Gentilissima senatrice, sono il sindaco di un piccolo comune di Toscana, Vaiano, in provincia di Prato. Mi permetto di scriverle per manifestarle tutta la mia personale stima ed ammirazione per la sua vita, ma soprattutto per la perseveranza nel portare la testimonianza viva di quella che è una delle pagine più buie della nostra storia. L'impegno ed il coraggio con cui lei, senatrice, porta avanti questi stessi valori meritano di ricevere da parte di ognuno di noi la massima gratitudine, tutto il nostro sostegno e la solidarietà. Valori come l'umanità, la democrazia, l'uguaglianza e la libertà non devono mai essere dati per scontati. A maggior ragione oggi che tali valori sono consapevolmente messi in discussione da chi fomenta l'odio e le discriminazioni, legittimandoli. Come ritengo doveroso fare di tutto per schierarsi, per manifestare anche simbolicamente da che parte è giusto stare.
e lo vorremmo fare concedendole la cittadinanza onoraria del comune di Vaiano, un comune che da sempre si contraddistingue per i suoi valori antifascisti e che proprio il 10 settembre 2019 ha celebrato il 75esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Sarei lieto di invitarla nella sala che ospita le adunanze del Consiglio Comunale. Per questo, pur consapevole dei molti impegni istituzionali che la occupano, tengo a rivolgerle un invito aperto, perché il giorno della memoria deve essere tutti i giorni. Mi auguro che troverà il tempo di ascoltare la voce di un sindaco che si batte ogni giorno per quei valori di cui lei stessa si è fatta portavoce, rinnovandole a nome di tutta la comunità stima e gratitudine, le porgo i miei migliori saluti con la speranza di poterla un giorno incontrare. Signor sindaco di Vaiano, membri del Consiglio, cittadini, è per me motivo di orgoglio essere diventata una di voi. La proposta è stata da me accolta con entusiasmo, perché è l'abbraccio di un'intera comunità unita e solidale che mi accoglie. Il conferimento di una cittadinanza non è mai un fatto neutro, ma un trasferimento di valori antichi come il luogo, che vengono offerti in condivisione. Quando ci si apre all'altro, si arricchisce il proprio patrimonio sentimentale, sociale, culturale, e si diventa biodiversi, dunque più umani. Grazie infinite, Liliana Segre. Grazie, assessore. Io entrerei nel vivo e darei la parola per l'intervento di Aurora Castellani, presidente della Fondazione del Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, Luoghi della Memoria Toscana. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Una giornata particolarmente impegnativa per la nostra fondazione, particolarmente emozionante come sempre, e in particolar modo essere nel Consiglio Comunale di Vaiano, perché insomma il legame col comune è grande, sia per ovviamente per l'origine, poi per la storia da amministratore, tutte le cose che abbiamo fatto, e poi adesso insomma poter partecipare da presidente della fondazione. Il comune di Vaiano è uno dei soci fondatori della nostra fondazione, uno dei soci più attivi e sensibili, ha sempre partecipato a tutte le manifestazioni che sono state fatte, anche proponendo sempre iniziative nuove come questa, è sempre stato molto attivo e anche molto propositivo in tante cose, in tante ricerche, ha sempre partecipato ai viaggi che organizzavamo con le scuole a Ebense e a Mauthausen, che speriamo di poter organizzare molto presto. Quindi avevamo organizzato anche un concorso di elaborati degli studenti per scegliere chi partecipava, e quindi c'è sempre stata grandissima sensibilità e una grandissima risposta da parte di tutta la comunità. Quindi grazie per l'invito. È molto bello far parte di questo Consiglio Comunale, che conferisce la cittadinanza onoraria alla seconda donna, se non vado errata, del Comune di Vaiano, dopo Margherita Hack, Liliana Segre. E quindi anche in questo Vaiano si distingue per una grandissima sensibilità nei confronti anche dell'universo femminile, ma soprattutto per la condivisione di questi valori che queste due donne hanno rappresentato. Quindi anche se sono persone che non hanno condiviso un percorso, diciamo, in presenza con la nostra comunità, ma sono persone di cui noi condividiamo il valore, condividiamo il simbolo. Quindi sono due simboli di libertà, di democrazia, di conoscenza e di coraggio, e quindi è un onore per noi poterle ospitare nella nostra comunità. E quindi i miei complimenti personali a tutta la comunità di Vaiano, al sindaco e al consiglio che ha preso questa iniziativa, perché se anche qualcuno
si chiederà come mai, il perché della cittadinanza a questa persona, gli verrà voglia di andare a leggere la storia e proverà a capire il perché, si avvicinerà sicuramente di più ai valori che animano la nostra comunità e imparerà anche qualcosa da tutta la storia che in questo caso Liliana Seri rappresenta. La nostra fondazione, come dicevo, è formata da tutti i comuni della provincia e dalla sezione ANED di Prato, che ci ha voluto fortemente ormai 20 anni fa, festeggeremo il ventennale in aprile. Lavoriamo quotidianamente con le scuole, ma non solo, anche con gli adulti per la trasmissione di questo compito che abbiamo di memoria che ANED e i suoi testimoni sopravvissuti alla deportazione pratese ci hanno investito, e quindi cerchiamo tutti i giorni di onorare questo compito. Compito non semplice, perché è molto difficile parlare di questi argomenti, è molto difficile trovare attenzione, e per quanto insomma ci si possa impegnare per tutto quello che possiamo fare, poi ci sono questi episodi come quello di Venturina che ci fanno fermare ci fanno chiedere se siamo sulla strada giusta, se stiamo facendo bene, eccetera eccetera. Quindi insomma è un compito molto arduo, è un compito che sarà ancora più arduo man mano che i testimoni scompariranno, perché le vive voci purtroppo si stanno assottigliando per ovviamente motivi anagrafici, però insomma la semina che abbiamo fatto e che continuiamo a fare è grande, quindi ci auguriamo che il lavoro non vada disperso, ma sono davvero sicura che non sarà così. Stamani c'è stata una bellissima iniziativa nel Consiglio Comunale di Prato, c'è stato il meeting, anche se non in presenza, con gli studenti toscani, con 5.000 studenti collegati da tutta la Toscana che hanno lavorato al Giorno della Memoria, e poi adesso insomma sono curiosa anche di rivedere i lavori della nostra scuola, che come sempre si distingueranno per sensibilità e per approfondimento come hanno sempre fatto. Quindi grazie per l'iniziativa, grazie per l'invito e per tutto l'apporto e diciamo il supporto che il Comune di Vaiano da sempre dà alla nostra fondazione. Grazie. Grazie Aurora, io non riesco a chiamarti presidente, ormai sei una collega, siamo stati qui anni. Do la parola per l'intervento di Luisa Ciardi della Fondazione CDSE, operai antifascismo nelle fabbriche della Val di Bisenzio dall'inizio del Novecento allo sciopero del marzo del 44. Vai Luisa. Sì, buonasera a tutti, ringrazio anch'io dell'invito, della presenza dei consiglieri e delle persone da casa per questa giornata ovviamente così, così importante, così sentita da tutti. Entro subito in materia perché la serata è lunga, gli interventi sono tanto interessanti, andiamo direttamente al punto. Io cercherò con anche delle immagini, infatti ora proverò a condividere il mio schermo, l'idea del mio intervento è quella di ricreare, raccontare quelle che sono le origini. Ecco qua, arrivo con la presentazione. Ah, ecco perché ieri diceva che non c'era verso, perché rimane sotto alla barra di Zoom la presentazione. Quindi aveva ragione il signore di ieri che non riusciva, lo dico a Massimo. Vediamo se riesco a spostare la barra. No. Va bene, lo lascio così anch'io. Lascio la presentazione non a tutto schermo. Di ricreare, vi dicevo, il contesto socio-economico che crea quell'humus di rapporti politici e sociali che è così radicato all'interno della Val di Bisenzio, del territorio valbisentino e del pratese, e che poi ci aiuta a ritrovare tutti quei fili rossi che riuscirono poi a dare forza e a mantenere viva la lotta antifascista nonostante le violenze e le repressioni del regime, che portarono poi anche all'organizzazione di eventi eclatanti come lo sciopero del marzo del 44 e alle conseguenti drammatiche deportazioni di cui poi parlerà il dottor Iozzelli in seguito.
Come sapete, alla Fondazione CDSE noi abbiamo un archivio ricco di fotografie, documenti, di materiali e quindi insomma cercherò anche tramite queste immagini, queste foto d'epoca di accompagnarvi nel mio racconto. Facciamo girare. Ecco così. Inizio del Novecento, l'area pratese, dove per pratese ovviamente si intende anche l'area di Vaiano, la vasta Val di Bisenzio, da cui di fatto l'industrializzazione legata proprio al fiume è partita. All'inizio del Novecento la nostra area è all'avanguardia per i livelli industriali, siamo il triplo rispetto a quello che è il dato nazionale, con 89 fabbriche tessili attive con oltre 5.300 operai. Chiaramente questo si lega a un retroterra di vecchia data, ormai siamo dall'inizio dell'Ottocento, che nascono in Val di Bisenzio associazioni cooperative che progressiste, quindi diffondono le idee libertarie, le idee progressiste, il socialismo e tutta questa rete di società di mutuo soccorso, leghe, circoli, che poi di fatto danno l'appellativo della Valle Rossa, come ancora oggi la nostra valle è conosciuta. Chiaramente grazie a questo humus effervescente, a questo humus politico così brulicante e chiaramente anche alla presenza delle fabbriche nella nostra zona che dalla metà dell'Ottocento iniziano a sorgere prima lungo il corso del Bisenzio e poi lungo il Gorone e poi nel centro di Prato, alle istanze politiche, quindi al movimento libertario e progressista, si affianca un movimento sindacale, sindacale molto, molto attivo, che fa sì che la nostra zona sia una zona di avanguardia per quanto riguarda il movimento e la coscienza di classe degli operai. Per farvi un esempio, la Lega Laniera di Vaiano, cioè il sindacato che raccoglieva tutti gli operai della zona, aveva numeri di iscritti pari a quello pratese, nonostante appunto le aziende fossero minori. Questo infatti si vede appunto già dalla prima metà, dalla prima decade del Novecento, quando anche grazie al nuovo ruolo della riorganizzata Camera del Lavoro, di cui tra l'altro uno dei primi segretari è proprio Giulio Braga, a cui non a caso è stata intitolata la via più importante, la via centrale di Vaiano nel dopoguerra, ecco, grazie anche al ruolo trainante della Camera del Lavoro iniziano a sorgere scioperi e manifestazioni sindacali che sempre chiedono, oltre alle rivendicazioni economiche e salariali, anche supportate da istanze politiche. Penso nel 1906 allo sciopero del Fabbricone e soprattutto al 1911 con gli scioperi dell'Anificio Forti per l'adeguamento salariale, quindi per aumentare il salario, la quindicina degli operai. E non sono manifestazioni banali, non è banale il fatto che le istanze politiche si leghino sempre alle istanze sindacali in un momento in cui il governo nazionale è è guidato dal governo liberale di Giolitti, in cui la parola d'ordine era il non intervenire all'interno delle istanze sindacali durante gli scioperi, purché questi rimanessero comunque sempre all'interno della fabbrica e non andassero a sfociare nelle rivendicazioni politiche. Questo nella nostra zona non accade, perché sempre le istanze sindacali si legano, anzi si supportano indissolubilmente con quello che sono le istanze politiche. E non è un caso che gli scioperi, le maggiori manifestazioni partano sempre da quelle che sono le industrie più strutturate, le più grandi, quelle che all'epoca potevano chiamarsi medie imprese, quelle con più di 1.000 dipendenti, ed erano soltanto appunto la fabbrica Forti e il Fabbricone. Può sembrare un controsenso, no? Che da quelle che sono i fiori all'occhiello per quanto riguarda anche il paternalismo industriale, lo sapete, specialmente il villaggio fabbrica, il villaggio operaio della Briglia è caratterizzato dal paternalismo industriale, quindi
dal fatto che gli industriali ebrei forti avessero fornito il villaggio non soltanto delle abitazioni, ma di tutta una serie di servizi sociali e culturali. Penso all'asilo, alla scuola, alla biblioteca, la società delle dosi, tutta una serie di servizi che di fatto permettevano agli operai di avere luoghi in cui discutere, di avere il tempo e la possibilità di discutere fra di loro, parlare fra di loro e quindi anche occasione di scambio politico, quindi avere una maggior coscienza. Ecco, infatti è quasi sempre dalla Briglia, dall'anificio forte della Briglia che partono gli scioperi più importanti del pratese e a Macchiadolo, grazie alle maestranze più consapevoli e combattive, si allargano a tutta Prato. Questo è il caso, e siamo ormai in piena prima guerra mondiale, è il caso del famoso sciopero del 1916, organizzato sempre dagli operai dell'anificio forti, che pur essendo maestranze privilegiate, di fatto però hanno sempre subito il fatto di avere salari minori rispetto a quello che accadeva a Prato, e quindi loro chiedono l'adeguamento delle tariffe di cottimo per la tessitura. Parallelamente a questo sciopero si inizia a chiedere anche l'istituzione della fabbrica ausiliaria. Lo status di fabbrica ausiliaria durante la Grande Guerra stava a significare chiaramente maggiori restrizioni, maggiore controllo sia sulla produzione sia sulla disciplina aziendale, però di fatto significava avere commesse belliche ininterrotte per tutta la Grande Guerra e quindi significava lavorare invece che andare al fronte. Con non poche polemiche, perché di fatto accade che il presidente dell'Unione Industriale in quel momento sia proprio Giulio Forti, quindi il padrone del villaggio fabbrica, anzi padrone di quella fabbrica in cui stava accadendo uno sciopero, era in corso uno sciopero ormai da 5 mesi, uno sciopero durissimo che aveva portato allo stremo la popolazione, che aveva comportato grandissimi sacrifici, perché ovviamente scioperare significava non riscuotere la quindicina e quindi in alcuni casi anche non mangiare. E quindi di fatto quando il governo nazionale, il Ministero della Guerra dovette decidere se dichiarare fabbrica ausiliaria la Forti, insomma un po' ci pensò perché aveva paura che lo sciopero si potesse allargare. Di fatto, insomma, alla fine la questione fu superata e il 10 novembre del 16, con un po' di ritardo rispetto ad altre realtà nazionali, la fabbrica Forti, insieme ad altre aziende pratesi, fu dichiarata ausiliaria. Questo comportò il fatto che si lavorasse durante la guerra e si continuasse la produzione. Tra l'altro, appunto, questa è un'altra tipologia di documenti, oltre alle fotografie storiche abbiamo anche documenti originali. Questo è particolare perché è proprio un documento della ditta Forti listato a lutto, se ci fate caso la data del 15, è listato a lutto non tanto per i morti della Grande Guerra, quanto per la morte di Alfredo Forti, cioè proprio il titolare, il fratello di Giulio, titolare della ditta. In questa minuta si fa riferimento alla collaborazione delle industrie, non solo della Forte, ma di tutte le industrie pratesi durante l'emergenza bellica e quindi al fatto che le industrie comunque donassero coperte, stoffe, lane per riempire i materassi alla Croce Rossa e quindi contribuissero comunque all'emergenza cittadina. In più, durante la guerra, lo sapete, con gli uomini al fronte entrano massicciamente le donne nelle fabbriche, in tutti i reparti, e inizia anche la loro emancipazione. Di fatto, anche sulla scia dello sciopero del 1916, poi si costruirà quella che è la coscienza femminile, che poi sfocerà nella famosa marcia delle donne del luglio del 17, in cui ancora una volta le rivendicazioni sindacali per le migliori condizioni di vita delle donne si uniscono a rivendicazioni politiche, ovvero la richiesta perentoria della pace. Abbiamo detto, gli storici ormai concordano sul fatto che la Grande Guerra rappresenti un volano per l'economia pratese. Nella foto è rappresentata la ditta Cangioli, che poi negli anni 40 diventerà il Canovai, diventerà il Macchinone. La ditta Cangioli aveva sede sia a Vaiano sia a Prato e insieme alla Forte, al Fabricone, alla Campolmi e alla Calamai furono le prime aziende ad essere dichiarate ausiliarie. Di fatto i 7 milioni di panno grigio-verde prodotti durante
durante la guerra rappresentarono un volano per l'economia e furono la base per poi lo sviluppo futuro delle aziende anche nel dopoguerra. Dopoguerra che si presenta fin da subito molto, molto caldo, perché di fatto tornando gli uomini dal fronte ricominciano le proteste sindacali e cominciano con una nuova consapevolezza. Molti di questi uomini avevano maturato al fronte una nuova consapevolezza politica e sociale proprio in trincea, a contatto con le masse provenienti da tutta Italia. E questo si aggiunge al malcontento per il caro viveri che portò al famoso Soviet della Val di Bisenzio e quindi ai moti per il caro viveri, con la requisizione da parte dei gruppi nelle fabbriche soprattutto nelle fattorie dei generi alimentari che poi venivano redistribuiti a prezzi calmerati alla popolazione, di cui abbiamo anche un resoconto molto particolare da parte di Nello Rosselli, che era in villeggiatura a Montefiano proprio nel luglio del 19. Di fatto questo inizia qui il biennio rosso, inizia quello che è il momento di massimo sviluppo della coesione delle forze socialiste e progressiste, si ottengono anche molte vittorie, è nel 19 per esempio che si ottengono le tanto agognate 8 ore lavorative e si ottengono anche vittorie politiche, perché nel novembre del 19 il Partito Socialista vince le elezioni politiche e a livello locale nel 20 Giocondo Papi, socialista, ex dirigente, ex capo del segretario della Camera del Lavoro, diventa sindaco di Prato e nella sua giunta ritroviamo Giulio Braga come assessore, che nel frattempo era diventato anche dirigente nazionale della Confederazione Generale del Lavoro. Quindi c'è una fiammata da parte delle forze liberali e socialiste, tanto che addirittura per cercare di fermare l'occupazione delle fabbriche e fermare le proteste, arriva addirittura a Prato, da Roma, Francesco Saverio Nitti, che cerca di far dialogare l'Unione Industriali con i rappresentanti sindacali, quindi con Tettamanti, che era tornato dal fronte, il compagno di Teresa Meroni, e con Ettore Strovino, per cercare di far sì che le occupazioni, gli scioperi di Prato non si allargassero a livello nazionale. Sappiamo però che la parentesi purtroppo è breve. Già dalla fine del 20 e poi in maniera massiccia nel 21 si ha una brusca interruzione di questa avanzata delle forze socialiste e progressiste. Anche in risposta a questo grande fermento nel 19 a Milano erano nati fasci di combattimento sostenuti anche dalle forze capitaliste, quindi dalle forze avverse al movimento operaio e contadino. E lo squadrismo inizia a colpire sistematicamente quelli che sono i luoghi e i personaggi simbolo del movimento operaio. Già nel 21 a Prato vengono devastate la Camera del Lavoro e la sede del Partito Socialista, addirittura entra in una squadra di fascisti, entra all'interno del Palazzo Comunale e aggredisce la giunta. Sappiamo benissimo, perché lo abbiamo ricordato anche nel centenario dello scorso anno, quello che accade in Val di Bisenzio nel luglio del 21, vengono sistematicamente devastate tutte quelle associazioni democratiche e libertarie che avevano sede nella Piazza Galilei, quindi la cooperativa di consumo, la Casa del Popolo, la Lega Laniera, e vengono aggrediti singolarmente i personaggi simbolo. Di nuovo Giulio Braga viene colpito personalmente, tanto che dalle percosse subite poi non si riprenderà mai fino alla morte nel 25, così come vengono aggrediti anche Tettamanti, la Meroni e Ettore Strobino. Tutta questa serie di attacco sistematico e soprattutto legittimato, tutte queste azioni che vengono legittimate dal governo, paralizzano di fatto la leadership e l'organizzazione del movimento operaio, che tra l'altro era già stata messa in crisi anche dalla scissione di Livorno, e quindi tutti questi elementi fanno sì che si vada incontro di fatto a quella che è la più grande sconfitta, ovvero all'avvento del fascismo. Dal punto di vista economico e industriale
di fatto la cavalcata del test del Pratese continua. I dati del 21 mostrano la zona del Pratese, quindi le industrie di Vaiano e quelle di Fraso, ormai si dice monoorientate, quindi al tessile laniero. Di tutti i dati industriali, ben il 39,5% fanno capo al tessile, e anche le restrizioni introdotte durante il governo Mussolini, quindi il regolamento delle importazioni e quindi la endemica irreferibilità delle materie prime e delle lane straniere, non ferma questa avanzata. Anzi, a Prato e anche in Val di Bisenzio si cerca di sfruttare quelle che sono i dettami delle linee autarchiche del regime, facendo esperimenti con la ginestra proprio a Vaiano, e poi sarà quello che diventerà il sindaco comunista Menichetti di Prato a sperimentarla veramente, tanto che avrà anche delle noie poi in seguito per aver ricevuto encomi da parte di Mussolini. E tra l'altro questa esperienza è un'esperienza che anche in questi giorni sta vedendo nuova luce, perché proprio a Vaiano si sta di nuovo sperimentando la filatura della ginestra. E sempre in questi momenti nasce, sempre dall'arte di arrangiarsi di Pratesi, l'idea del rinforzo, ovvero l'unire alle fibre corte della lana cardata delle fibre artificiali, in modo da renderle più solide. E poi il giocare sulle percentuali del rinforzo sarà proprio quello che farà la fortuna di Prato negli anni 50 e 60. Mentre l'economia e gli introiti degli industriali aumentano, di fatto, se si guarda alle retribuzioni reali, quindi alle condizioni salariali ed economiche degli operai, la medaglia è di tutt'altra faccia. Di fatto le condizioni salariali non arriveranno mai più a toccare quelle degli anni 20, e anzi saranno in costante discesa per tutto il periodo fascista. Anche il movimento operaio stesso perde forza e capacità contrattuale, sia perché anche a causa della congiuntura economica, quindi la crisi del 29 che diminuisce le ore, i turni di lavoro degli operai e fa chiudere anche alcuni stabilimenti, penso per esempio all'anificio Cavaciocchi di Gavolana a Vaiano, che chiude con la crisi del 29, ma soprattutto il movimento operaio è stroncato da quello che è la costante e quotidiana repressione fascista all'interno dei reparti da parte degli industriali, che vuoi per tornaconto economico, vuoi molto spesso per fede politica, sono conniventi con il fascio. Mi viene in mente ad esempio per Vaiano, l'esempio dell'anificio di Vaiano, in cui questa foto si vede il signore della milizia, Cataldo lo titolo, vedete questa figura imponente tutta vestita di nero, che era in società con i fratelli Bardazzi, gestiva l'anificio di Vaiano, dove oltre a compiere repressioni quotidiane, una caccia alle streghe nei confronti del operai in odore di comunismo, si applicavano anche manifestazioni propagandistiche, come abbiamo visto ad esempio le foto della Befana fascista. Siamo ormai ovviamente in periodo di piena dittatura e la repressione è pesante. Tra il 28 e il 42 il Tribunale Speciale emanò 221 anni di carcere per una trentina di operai pratesi, dove per pratesi chiaramente si intende anche vaianesi, perché i dati sono aggregati, tutti comunisti e tutti appunto per lo più operai. Quindi capite che la repressione era veramente, veramente difficile e pressante. Nonostante questo, il primo contatto dei ragazzi, il primo contatto dei giovani operai con una politica diversa da quella del regime, avviene sempre e comunque in fabbrica. La fabbrica rimane il luogo privilegiato dove i giovani, specialmente quelli nati dopo la Prima Guerra Mondiale, si avvicinano all'antifascismo. Lo fanno grazie, anche in assenza appunto dei sindacati che non siano quelli fascisti, lo fanno in presenza dell'organizzazione clandestina
del Partito Comunista e del Soccorso Rosso. È molto spesso appunto in fabbrica che si può discutere con i più anziani, magari anarchici o socialisti della prima ora, anche in maniera più libera rispetto per esempio alla scuola, ovviamente alle organizzazioni paramilitari di cui fino a quel momento avevano gioco forza dovuto far parte. È sempre in fabbrica che magari si riescono a leggere libri proibiti, si riescono a ottenere copie clandestine dell'unità. Penso per esempio alla Briglia, questa è una foto del reparto di cardatura dell'Anificio Forti, alla Briglia i volantini degli scioperi e i manifestini delle riunioni clandestine sindacali venivano nascosti, venivano fatti passare tra gli operai attraverso i libri, nelle pagine dei libri della biblioteca circolante che ogni sabato mattina l'impiegata storica, la Federica Raffaelli, distribuiva tra gli operai. Il fatto comunque straordinario e che emerge da tutte le interviste, dalle testimonianze che abbiamo, è che sembra quasi ci sia un automatismo fra quasi un cammino naturale fra quello che è la coscienza sindacale, quindi l'acquisizione di una coscienza di classe, e poi un impegno politico antifascista. Quindi è quasi dall'apprendistato in fabbrica, in molti casi ovviamente non si può generalizzare, ma per quello che riguarda gli operai, i ragazzi operai, è quasi l'apprendistato sindacale della fabbrica che porta verso la spinta verso la libertà, la democrazia e quindi poi anche alla lotta contro l'oppressore fascista. E in una dittatura questo ovviamente non è un elemento da sottovalutare. Di fatto si può affermare che è la generazione degli antifascisti della prima ora, quelli nati appunto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, qui vediamo Carlo Ferri, ma penso anche ad Angelo Menicacci, ma gli stessi Carlo e Nello Rosselli a livello nazionale, che loro si formano durante la Grande Guerra, si formano durante il Biennio Rosso e sono loro stessi che avviano la nuova generazione, quella dei ragazzi nati dopo la Grande Guerra, quelli dei ragazzi nati tra il 23, il 24 e il 25, all'antifascismo e alla lotta poi partigiana. Sono questi stessi ragazzi che sono oggetto poi del bando Graziani, quindi sono i ragazzi che devono, sono richiamati alle armi e devono arruolarsi nell'esercito della Repubblica di Salò. Di fatto il termine ultimo per presentarsi, altrimenti si era appunto renitenti alla leva e quindi ricercati, era il 4 marzo del 1944. Ne approfitto anche qui per raccontare un fatto locale e che però fa vedere come comunque questa vicinanza, questa quasi questo intreccio indissolubile fra istanze politiche e istanze sindacali legate alla fabbrica c'è ed è fortissimo anche nell'apprendistato dei nostri partigiani. Alla Briglia, per esempio, proprio in occasione del 4 marzo del 44 e quindi del richiamo al distretto militare di alcuni ragazzi, fra cui anche Bruno Fattori, si organizza nel tipico stile dissacrante dei brigliesi una beffa, la famosa, quella è passata nella memoria popolare come beffa della Briglia. Di fatto questi ragazzi che avevano già deciso di non presentarsi alla chiamata alle armi e avevano anzi già organizzato la loro fuga sui faggi di Diavello per poi dare vita a quella che poi sarebbe diventata la prima brigata partigiana della valle, ovvero la brigata Orlando Storai, ecco, loro prima di darsi alla macchia, di salire sui faggi, organizzano questa beffa, cioè si recano alla casa del fascio e chiedono ai fascisti locali, come era tradizione, di preparargli un rinfresco, di preparargli un banchetto perché il giorno dopo sarebbero partiti. Detto fatto, i fascisti locali preparano il vin santo della fattoria dei Fiani, i biscotti, molti di loro biscotti, insomma, era da un bel po' che non li vedevano sulla tavola. E quindi con la pancia piena, alla faccia dei fascisti, poi di fatto invece che presentarsi al distretto militare vanno sui faggi. Avevano organizzato tutto, avevano fatto spedire delle cartoline dai loro parenti, chi da Firenze, chi da Bologna, in modo che se poi i fascisti fossero andati nelle loro case a chiedere notizie, loro avevano una prova della loro partenza. Quindi in questo modo loro
poi partono e si uniscono alle brigate partigiane, non prima però di aver contribuito allo sciopero del marzo 44, e quindi nella notte fra il 3 e il 4 distribuiscono volantini, scrivono con il catrame sulle mura della fabbrica Forti, sul cancello, questo che vedete nella foto, scrivono slogan inneggianti alla libertà, allo sciopero e soprattutto abbasso i fascisti. Di fatto l'organizzazione dello sciopero era un po' in tutte le fabbriche pratesi. Esistevano delle cellule di antifascisti che di fatto creano quella che è la prima resistenza civile nella nostra zona, chiaramente con una rete capillare ma estremamente difficoltosa. Subivano continuamente arresti e quindi era molto difficoltoso organizzare e tenere unite le fabbriche e il mondo operaio, ma di fatto fu proprio questo movimento clandestino dei movimenti dei partiti democratici che riuscì a organizzare questa prima resistenza civile. La prima resistenza civile che ha nel nostro territorio il primo evento eclatante proprio nell'organizzazione dello sciopero del marzo 44, e mi avvio alla conclusione. Lo sciopero del marzo, che era appunto stato organizzato dal Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, con lo scopo sia di fermare la produzione, perché di fatto da dopo l'8 settembre del 43, da dopo l'occupazione tedesca, tutta la produzione delle fabbriche pratesi andava a tutto vantaggio dell'occupante nazista. Dall'altro canto, e a livello politico certamente più importante, lo sciopero era un importante segnale, era un importante simbolo di quella che è l'opposizione di un'intera comunità al nazifascismo. E questo di fatto i tedeschi lo capirono bene, vista poi la terribile rappresaglia che ne conseguì e che conferisce al territorio pratese e alla Toscana in generale il triste primato per il numero di deportati politici. Molti di questi deportati politici erano anche operai fratesi. L'ultima notazione, lo sciopero del marzo 44, nel caso specifico della Briglia, era volto anche a sabotare la proprietà del Conte Galletti, perché di fatto il Conte Galletti era un fantoccio messo lì dal regime che era subentrato alla famiglia Forti, che colpita dalle leggi razziali nel 38 era stata costretta a svendere la fabbrica, a svendere tutte le sue proprietà proprio per il fatto di essere di religione ebraica. Di fatto la famiglia di Giulio Forti, che vediamo in questa foto, Giulio è l'uomo a sinistra, mentre in basso, vestito alla marinara, il figlio Mario Forti, si sono salvati in maniera rocambolesca, in maniera fortunosa, soprattutto grazie alla vendita del loro patrimonio artistico. Loro erano mecenati, si interessavano di arte, la figlia di Giulio Forti, Matilde, con il marito Giorgio Castelfranco, erano collezionisti d'arte molto importanti, erano i mecenati di De Chirico, e proprio dalla vendita dei quadri di De Chirico loro riuscirono a ottenere i biglietti per scappare negli Stati Uniti. Lo saprete, l'avete letto in questi giorni, l'archivio della famiglia Forti è tornato dopo a 80 anni dalle leggi razziali, grazie proprio al indissolubile rapporto tra questa famiglia e la Val di Bisenzio e alla donazione dell'artista internazionale Simone Forti, figlia di Mario e nipote di Giulio Forti, che lo ha donato appunto alla fondazione CDSE, e che per noi è un tesoro, un'importantissima donazione, perché di fatto ci sono fotografie, documenti, materiali inediti, manoscritti che ci raccontano tanto di più non soltanto sulla famiglia Forti ma sull'intero nostro territorio. L'ultima cosa, e poi lascio la parola a Enrico Iozzelli, per approfondire tutte queste storie che magari vi ho accennato oggi, insieme ai comuni della Val di Bisenzio, insieme ad Ampi, abbiamo preparato nei giorni scorsi ed è già online sia sulla pagina dei comuni che su quella della Fondazione CDSE una pagina
o ricca di link, articoli, spunti di approfondimento su quelli che sono i temi del giorno della memoria, della Shoah, delle persecuzioni ebraiche, con appunto spunti sia di livello sul panorama nazionale, sia a livello territoriale. A livello territoriale ci sono ovviamente materiali prodotti dal CDSE e ci sono ovviamente link a quello che è il lavoro importantissimo del Museo della Deportazione, a cui appunto adesso lascio la parola per la continuazione del racconto delle deportazioni del Pratese. Grazie a tutti. Grazie Luisa. Come anticipato, la parola alla Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, ANED Sezione Prato, dottor Enrico Iozzelli, che ci parlerà della storia e memoria delle deportazioni pratesi. Sì, grazie mille. Buonasera a tutte e a tutti, grazie per questo gradito invito. Il giorno della memoria è un giorno particolare, naturalmente, per noi del museo e anche per noi dell'associazione ANED degli ex deportati, e quindi siamo convinti che sia necessario parlare di questi argomenti, ricordare, avere memoria della deportazione sempre durante tutto l'anno. Naturalmente, diceva giustamente il sindaco nel suo intervento, non devono essere, il giorno della memoria non deve essere semplicemente un fatto di una ricorrenza vuota, ecco. Bisogna saper trarre un insegnamento e portarlo con sé probabilmente durante tutto l'arco dell'anno, ecco, sarebbe importante riuscire a farlo. È quello che cerchiamo di fare noi al museo e anche come ANED, che il giorno della memoria, insomma, in qualche modo lo ripercorriamo tutto l'anno, ecco, cerchiamo di portare avanti la memoria della deportazione nei suoi aspetti generali, ma naturalmente anche negli aspetti più legati alla vicenda locale pratese. Siamo convinti che sia necessario, è già stato accennato anche all'episodio tristissimo della provincia di Livorno di due giorni fa, la violenza del linguaggio dei ragazzi ripercorre quello che in realtà è un linguaggio che ascoltano da noi adulti, ecco. Non necessariamente il giorno della memoria è dedicato esclusivamente ai giovani. Certamente una buona parte dei nostri ragionamenti deve essere indirizzato a loro, ma anche tra gli adulti credo che sia importante ricordare questi eventi, altrimenti non si spiegherebbero tante manifestazioni che ancora oggi purtroppo ci costringono a ribadire il nostro rifiuto di quel tipo di atteggiamento, di quel tipo di linguaggio. Però ecco, sono qua in realtà per una breve introduzione su quella che è la deportazione dal Pratese, e anch'io ho preparato un piccolo PowerPoint, lo condivido immediatamente. Spero che riusciate a vederlo, se ci sono non vedo problemi. Il giorno della memoria è un giorno, dicevo, un po' particolare, all'interno del quale si ricordano tanti tipi di deportazioni, di violenze che hanno subito tutti i popoli europei, il popolo italiano in questo caso in particolare. Si parla del giorno della memoria, durante il giorno della memoria si parla della deportazione della persecuzione degli ebrei in Europa, ma anche dei perseguitati politici, dei rom e dei sinti, degli omosessuali, dei testimoni di Geova, di tutti coloro che erano considerati diversi. La deportazione è in realtà l'effetto del nazismo e del fascismo, non è un errore del nazismo e del fascismo, ma è il punto di arrivo di un percorso basato sull'intolleranza e sull'odio del diverso. Questo giorno della memoria, il nostro giorno della memoria italiano, diciamo, è stato istituito nel 2000, qualche anno dopo siamo stati seguiti, diciamo così, da tutta la comunità europea, e dicevo, si ricordano tante figure di deportazione diverse, ecco, i deportati per motivi razzisti. Abbiamo parlato della senatrice Segre, deportata quando era una ragazzina, una bambina praticamente ancora, non per quello che aveva fatto, detto o pensato, ma per il semplice fatto di essere nata da genitori sbagliati. La sua colpa era quella di essere nata, ecco, e come lei milioni di donne, uomini e bambini in tutto il cuore dell'Europa. Si ricordano i deportati politici, dicevamo, si ricordano anche gli internati militari, per quanto riguarda soprattutto la deportazione dall'Italia. E per arrivare a parlare della deportazione da Prato, brevemente un piccolo riepilogo su quelle che sono le tante categorie di italiani che vengono mandati forzatamente in Germania a partire dal 1943, dopo l'occupazione nazista.
Qui vedete lavoratori civili e coatti, internati militari italiani, gli IMI, e poi i deportati, quelli che finirono nei campi di concentramento e di sterminio delle SS. Sono un numero altissimo di italiani. Quando si parla della memoria della deportazione, secondo noi è indispensabile parlarne in modo corretto, specificando le tante differenze che ci sono tra questi gruppi di persone, non per fare una graduatoria di sofferenze, di dire chi è stato peggio, chi è stato meglio, ma per cercare di essere chiari, precisi, per sapere nel dettaglio quello che è stato l'abisso, quello che è stato il punto più buio, è già stato detto, no? della storia dell'umanità. Noi al museo parliamo spesso e in modo più specifico della deportazione nei campi delle SS, che per quanto riguarda l'Italia ha coinvolto circa 35.000 persone, 8.000 sono stati deportati per motivi razzisti o se preferite razziali, erano ebrei, 27-28.000 invece deportati per motivi politici e ideologici. Molti di questi erano deportati pratesi. Per quanto riguarda Prato, per rimanere un po' sui numeri, poi prima di entrare nel dettaglio a raccontare le vicende dei deportati della nostra città, a Prato sono state arrestate 137 persone. I deportati arrestati a Prato erano tutti uomini, 136 furono arrestati per motivi politici, uno solo per motivi razzisti. La grande maggioranza di queste persone furono arrestate, l'ha già accennato Luisa molto bene prima di me, furono arrestate nel marzo del 1944 dopo uno sciopero, una forma di protesta, una forma di resistenza civile, un'opposizione al nazismo e al fascismo che non ha previsto l'utilizzo delle armi. Ma era comunque un atto pericoloso per l'ideologia nazista e fascista, dimostrava una forma di dissenso, dimostrava che c'erano donne e uomini che non erano d'accordo con la linea del regime. Dopo quello in quello sciopero del marzo 1944, a quello sciopero parteciparono donne e uomini, a Prato, in Toscana, in Italia. Per quanto riguarda la nostra città, furono arrestati e deportati esclusivamente uomini. Dicevo quindi 137 deportati arrestati a Prato, ma in realtà i pratesi arrestati e poi deportati furono alcuni di più, il totale è di 152 persone, 150 vedete per motivi politici e due per motivi razzisti, erano ebrei, 151 uomini e una donna. Di queste persone soltanto 24 riuscirono a tornare a casa. La deportazione ha quindi significato la condanna a morte per la maggior parte di queste persone. Quindi dicevo, la maggior parte arrestati nel marzo del 44, ma poi ci sono anche pratesi arrestati in luoghi e tempi diversi. Due erano ebrei e si chiamavano Mario Belgrado e Lia Sara Millul. Mario Belgrado era ebreo, abitava a Prato, e nel 1943, dopo l'occupazione nazista, ha capito di essere in grave pericolo. La persecuzione delle vite degli ebrei, che era già stata messa in atto dai nostri nonni o bisnonni italiani a partire dal 1938, dopo il 1943 diventa una persecuzione delle vite. Fino a quel momento gli ebrei avevano perso i loro diritti, da quel momento in poi iniziarono a perdere la loro vita, iniziarono ad essere deportati e uccisi. Mario Belgrado nel 1943 chiede aiuto al proprio datore di lavoro, chiede di nascondersi e trova un sostegno nel suo datore di lavoro che lo fa nascondere nel luogo dove lavorava. Lavorava in via Strozzi, in via Strozzi il centro, e in via Ricasoli, scusate, in centro, in un negozio di orefice. Mario Belgrado si nasconde nell'officina fino a quando nel dicembre del 1943 un pratese, un suo conoscente, lo va a chiamare, gli chiede di scendere dal laboratorio. Mario si presenta, esce dal negozio e viene arrestato, deportato ad Auschwitz, viene molto probabilmente ucciso all'arrivo perché era claudicante, zoppicava, aveva avuto la poliomielite da piccolo e per questo motivo fu probabilmente ritenuto inabile al lavoro ed eliminato immediatamente nella camera a gas di Auschwitz. Stessa sorte tocca a Lia Sara Millul, una giovane poco più che ventenne, anche lei abitava a Prato,
dopo il 1943, come tanti altri concittadini, come tanti ebrei italiani, capisce di essere in pericolo e cerca di fuggire. Abbiamo sentito prima da Luisa, ci sono delle famiglie che riescono a sfuggire alla deportazione, a passare tra le maglie del nazismo e del fascismo e della persecuzione. Lia Saramillo non è così fortunata. Si rifugia in un convento a Firenze, il convento del Carmine. Insieme a lei ci sono altre donne ebree, alcune anche con bambini molto piccoli. E il 26 novembre 1943 fascisti e nazisti, tedeschi e italiani, scoprono dove si nascondono queste donne, le vanno ad arrestare e dopo 4 giorni di violenza le deportano ad Auschwitz. Nessuna di queste donne verrà registrata all'arrivo e questo significa che morirono durante il viaggio o furono anche loro uccise immediatamente perché ritenute inabili allo sforzo del Reich. Altri italiani furono arrestati, altri pretesi furono arrestati in momenti diversi. Marcello Martini, il più giovane deportato politico italiano, arrestato a Montemurlo nel giugno del 44 perché era figlio di un partigiano. E anche lui stesso era una staffetta partigiana. Ogni tanto andava anche lui ad aiutare il padre, Mario Martini, comandante militare dei partigiani pretesi, andava ad aiutarlo nei lanci ai faggi di Avello, dove aveva anche un'abitazione di famiglia. Ecco. Marcello Martini si trovava a Montemurlo nel giugno del 44 quando di nuovo nazisti e fascisti, tedeschi e italiani, vanno a arrestare suo padre. Il padre Mario è un uomo d'azione e riesce in modo rocambolesco a fuggire a quell'arresto e allora nazisti e fascisti, tedeschi e italiani se la rifanno con Marcello, la madre e la sorella. Le due donne vengono portate al carcere di Santa Verdiana e liberata dopo un mese da un'azione dei GAP fiorentini, dei partigiani fiorentini. Marcello invece va al carcere delle Murate, sempre a Firenze, e poi da lì viene deportato prima a Fossolo e poi a Mauthausen, dove rimane per oltre un anno, torna a casa, è ancora un bambino, un ragazzo a 15 anni, ma per lui è estremamente complicato tornare alla vita, insomma, la sua vita sarà segnata naturalmente da questo episodio, nonostante questo riesce a tornare a una vita, tra virgolette, normale, si fa una famiglia, cresce e poi pian piano, soltanto dopo tanti anni in realtà, inizierà a raccontare della sua esperienza. Tanti altri deportati poi non hanno raccontato quello che è accaduto. Ci sono deportati pretesi arrestati in quanto militari. Tra questi c'è Armando Tissi, arrestato nel carcere militare di Peschiera del Garda. Vedete, c'è qua la sua scheda personale di arrivo a Dachau, in basso a destra. È arrivato a Dachau, in Germania, vicino a Monaco, il 22 settembre del 1943. Era un militare. Viene arrestato come militare, nonostante questo viene mandato nei campi delle SS, anche lui morirà. Lui invece morirà, ecco, durante la deportazione. Ma dicevamo, la maggior parte dei deportati pretesi, così come dei deportati toscani, viene arrestata nel marzo del 1944. I deportati politici toscani vengono deportati nella maggior parte dei casi a Mauthausen. Dalla Toscana vengono deportate circa 1000 persone, la stragrande maggioranza, vedete, nel marzo 1944, dopo lo sciopero. Abbiamo accennato anche ai deportati ebrei toscani, sono circa 700 e vengono deportati quasi tutti ad Auschwitz. Per quanto riguarda i deportati ebrei toscani, si parla di una sopravvivenza di circa il 10% di queste persone, 1 su 10. Per quanto riguarda i deportati politici, sono circa il 30%, il 28% di sopravvissuti, quindi 3 su 10. 1 su 3 se preferite. I deportati politici vengono arrestati per motivi diversi, molti sono antifascisti veri e propri, arrestati magari con delle retate e degli arresti mirati, altri, molti, vengono arrestati dopo questo noto sciopero del marzo del 1944. È uno sciopero, dicevamo, estremamente importante, uno dei più grandi episodi di resistenza civile in tutta l'Europa occupata, ancora oggi riconosciuto dagli storici come un unicum quasi all'interno di territori occupati dai nazisti in Europa di quel periodo. Quello che è particolare è che per quanto riguarda la Toscana è Prato la città più colpita dagli arresti. Lo sciopero colpisce, viene effettuato naturalmente nelle città più industrializzate, in questo caso in Toscana, Prato, Firenze ed Empoli, e
anche gli arresti ribadiscono questo, questo stesso schema, ecco. Il particolare che spesso viene dimenticato, ma che ritengo sia indispensabile ricordare, sono gli autori degli arresti. Il 90% degli arresti nel marzo del 1944 a Prato viene eseguito dai nostri concittadini, dai nostri nonni, dai nostri vicini di casa. Questo è un aspetto che spesso dimentichiamo quando parliamo della deportazione, parliamo del giorno della memoria, ricordiamo doverosamente le vittime, dobbiamo anche però ribadire che nelle nostre famiglie, nelle nostre case non c'erano soltanto le vittime, c'erano anche i carnefici. Cosa è accaduto dopo quello sciopero, infatti? È accaduto che gli italiani, insieme ai tedeschi, si sono organizzati per punire quella forma di protesta. Lo sciopero in Italia inizia il 1 marzo, in Toscana il 4 marzo, a Prato pochi giorni dopo. Il 6 marzo 1944 c'è una riunione nel Palazzo Comunale di Prato, il luogo della democrazia cittadina. Ci sono i comandi germanici, ci sono gli industriali pratesi, c'è Tommaso Fracassini, commissario prefettizio, il capo della provincia pratese. Tommaso Fracassini non è un mostro, non è un alieno, non è un folle. Aveva guidato l'ospedale di Prato fino a pochi mesi prima, poi diventa il gestore, diciamo così, del comune pratese sotto il dominio tedesco, e gestisce questa riunione, questa adunata degli industriali e dei comandi. All'interno di questa riunione si decide di punire lo sciopero, si decide di punire la protesta. E come si fa? Lo scrive direttamente Fracassini, si provvede a rastrellare i sovversivi, e cioè coloro che hanno osato protestare, e successivi provvedimenti. E noi sappiamo che quei successivi provvedimenti implicano la deportazione degli scioperanti. Inizia così Tommaso Fracassini a organizzare questo arresto, questa grande retata. È una vera e propria caccia all'uomo. Vengono organizzati tantissimi posti di blocco all'interno della città e vengono fatti anche alcuni arresti mirati. Si va proprio nelle case, nelle abitazioni di alcuni di quegli antifascisti che, come diceva Luisa prima di me, per 20 anni si erano opposti al regime, per 20 anni erano stati picchiati, per 20 anni erano stati mandati a volte anche al confino. Alcuni di loro erano stati liberati nell'immediatezza dell'8 settembre, proprio poco prima, nel mese di agosto. C'è poi la liberazione di molti antifascisti pratesi. Il rastrellamento sistematico inizia soprattutto il 7 marzo e proprio quel 7 marzo Prato viene colpita da un grande bombardamento. Il bombardamento lo fanno gli alleati, non sono i tedeschi, non sono i fascisti a fare questo bombardamento, ma sono gli inglesi e gli americani. Prato è una delle città più colpite dai bombardamenti alleati in Italia, subisce 80 bombardamenti. Un mese prima c'era stato un bombardamento anche alla Briglia, che aveva distrutto molte abitazioni, e questo bombardamento colpisce anche Prato. Nonostante questo, finito il pericolo, i fascisti pratesi, gli italiani, i nostri nonni, quelli che abbiamo nelle foto a casa in bianco e nero, ecco, loro che sorridono sempre in quelle belle foto, i nostri nonni scelgono di andare ad arrestare i loro concittadini. I posti di blocco vengono fatti soprattutto nel centro della città, perché in quel periodo molte fabbriche erano nel centro della città di Prato, e si vanno a creare appunto questi luoghi per fermare tutti coloro che hanno scioperato. Ma in realtà vengono fermate anche persone che non hanno scioperato, è un arresto veramente per alcuni indiscriminato. L'importante è fare numero. L'obiettivo per i nazisti e per i fascisti è punire non soltanto gli scioperanti in quanto tali, ma punire una città che si è ribellata, e al tempo stesso mandare in Germania quante più persone possibile, perché queste persone saranno utili per lo sforzo bellico del Reich tedesco. Uno dei primi arresti che vengono fatti in quel periodo, proprio poco dopo la riunione in Palazzo Comunale, è quello di Vasco Fratini. Vasco Fratini era un antifascista di lungo corso, segnalato al CPC, al casellario politico centrale,
già mandato al confino, e per questo motivo Vasco Frattini si era nascosto, non abitava più nella propria casa, si era nascosto in via Strozzi in centro a Prato da una conoscente, da un'amica, Santi Italia. I fascisti pratesi sanno dove abita e vanno ad arrestarlo. Ad arrestarlo ci sono delle persone pratesi, Enzo Barbani, Alvaro Nistri, Armando Cecconi, Salvatore Sticchi, sono cognomi che conosciamo, sono i cognomi dei nostri vicini di casa, gli italiani che scelgono consapevolmente di andare ad arrestare gli oppositori del regime, consapevolmente sanno che cosa sta accadendo, sanno che oltre a questi arresti ci saranno successivi provvedimenti, sanno che l'effetto di questi arresti non sarà un semplice passaggio per le prigioni e per le galere patrie. Nonostante questo, i nostri nonni scelgono di andare a compiere questi arresti. E dopo gli arresti mirati nella notte del 6 settembre inizia la grande retata del 7 marzo. Scusate, gli arresti mirati della notte del 6 marzo inizia la grande retata del 7 marzo. Ci sono per esempio in quel giorno arrestati in tanti luoghi della città tanti cittadini. Alcuni avevano anche scioperato, alcuni con convinzione, per esempio Diego Biagini. Anche lui era un antifascista e ha partecipato con convinzione allo sciopero del marzo del 1944. Dopo il bombardamento va a vedere che cosa è accaduto alla sua abitazione, che per l'appunto quel giorno fu distrutta, e mentre ritorna verso il suo luogo di lavoro viene fermato in piazza San Francesco. Da lì la sua vita cambia. Questi arresti, questi posti di blocco, che ripeto sono opera nostra, italiana, sono come la bocca di un imbuto, tante vite diverse che arrivano e diventano per quel periodo, per quel momento, tutte uguali. Tante persone che si trovano a passare per le strade della loro città si vedono private della loro libertà. In San Francesco, nella piazza di San Francesco, viene arrestato anche Roberto Castellani, che molti di voi avranno conosciuto e che comunque conosceranno, un ex deportato arrestato da Alvaro Nistri. Anche questo è un cognome pratese che conosciamo. Lo stesso Alvaro Nistri, che era andato ad arrestare la sera precedente Vasco Frattini, si ritrova in piazza San Francesco il giorno dopo e arresta anche Roberto Castellani. I due si conoscevano, tra l'altro. Alvaro Nistri era stato, diciamo, un insegnante del doposcuola fascista di Roberto Castellani. Lo trova a passare per piazza San Francesco, gli chiede se ha scioperato. Roberto risponde che sì. Ha partecipato a quello sciopero, ci ha partecipato anche in modo piuttosto inconsapevole, era un ragazzo molto giovane, aveva 17 anni, quindi non è che conoscesse bene tutte le implicazioni di uno sciopero o di una protesta così particolare, ma ha partecipato a quello sciopero ed è arrestato. Roberto Castellani riesce a sopravvivere, non riuscirà a sopravvivere il suo compagno arrestato nello stesso momento, Bruno Cherubini, anche lui molto giovane, aveva 17 anni, che morirà poi ad Ebenze. Gli arresti si protraggono per tutto il giorno, ma il numero di persone fermate non risulta sufficiente e quindi i fascisti pratesi, guidati dal maresciallo carabinieri dei carabinieri Giuseppe Vivo, i carabinieri in quel periodo erano stati uniti alla Guardia Nazionale Repubblicana, i fascisti pratesi si recano in due fabbriche, la fabbrica Lucchesi e la cimatoria Campolmi, due delle principali fabbriche cittadine, che, come diceva prima Luisa, sono luoghi anche di antifascismo, sono delle palestre, se volete, di antifascismo e di opposizione. In queste fabbriche vengono consegnati degli elenchi degli scioperanti e quindi il maresciallo Vivo e i suoi uomini hanno l'elenco di nomi di persone che possono essere arrestate. Arrestano anche questi uomini e anche per loro la vita, a partire da quel momento, si trasformerà. Anche loro finiscono in quell'imbuto, all'interno del quale muoiono le vite libere di tanti uomini pratesi. Un'altra figura particolare di quei giorni è Aliete Melani, anche lui uno milite della Guardia Nazionale Repubblicana fascista, che come tanti altri si muove all'interno dei tanti posti di blocco, inizia andando in località Il Pino e arresta molte persone, tra i quali Armando Gattai. Oggi davanti alla chiesa del Pino ci sono delle pietre di inciampo che lo identifica come luogo di arresto
di tante di queste persone. Poi si trasferisce e si sposta in un altro posto di blocco, alla Madonna del Berti, sempre poco fuori delle mura del centro di Prato, e lì arresta Alberto Scai e Giancarlo Limberti. Giancarlo Limberti è uno studente universitario, è anche molto giovane, e viene arrestato, quando viene arrestato è insieme al padre, e il padre e anche altri militi dicono: guarda, questo è giovane, lasciamolo stare, è del 1926, non del 1026, scusate, un piccolo rifugio. lo reggiamo in diretta. Nonostante questo, Ariete Milani dice: no, non mi interessa, questo ragazzo viene con me, se lo porta via, e lo manda a morire in pratica, perché sia Scali che Limberti che Gattai muoiono dopo questa deportazione. Noi possiamo naturalmente dire che la responsabilità principale di queste morti è quella dei nazisti, che hanno fatto funzionare i campi di concentramento, che hanno gestito i treni che portavano questi uomini verso la morte, ma anche noi italiani siamo altrettanto responsabili, perché siamo stati noi a scegliere di arrestare queste persone. Potevamo fare diversamente. Durante quei giorni, per esempio, Giancarlo Limberti era già stato, quello stesso giorno era stato già fermato in un altro posto di blocco, ma proprio perché era molto giovane era stato rilasciato. Mentre Ariete Melani non è della stessa idea e arresta e manda a morire questo ragazzo. Nei giorni successivi, tra l'altro, Melani si trasferisce poi nella Val Bisenzio per imporre, per intimare agli operai di riprendere il lavoro. Questo sciopero doveva cessare in tutti i modi. In quel caso non avvengono gli arresti, ma già si era dato. Ecco. Tutte le persone arrestate a Prato quel giorno, in quei giorni tra il 6, 7 e l'8 marzo, vengono trasferite in uno dei luoghi simbolo della città, il Castello dell'Imperatore, che in quel periodo era la sede della Guardia Nazionale Repubblicana. Anche qui spesso ci dimentichiamo non soltanto delle nostre responsabilità, ma anche di quello che sono stati i nostri luoghi. Un luogo simbolo per tutta Prato, per la provincia, un luogo bello che ci piace, è un luogo che ci caratterizza in qualche modo, è stato anche in realtà il primo luogo di detenzione per 132 deportati pratesi, la grande maggioranza dei quali non riuscirono a tornare. E poi da lì i deportati pratesi vengono trasferiti a Firenze, scuole leopoldine, in piazza Santa Maria Novella. Lì ritrovano i deportati arrestati a Firenze e a Empoli, e l'8 marzo del 1944 tutte queste persone, in totale 338, vengono trasferite alla stazione di Santa Maria Novella. Al binario numero 1 c'è un treno che li attende e lì passano direttamente nelle mani dei nazisti. Perché, come accennavo prima, sono i nazisti che gestiscono i treni verso i campi di concentramento. C'è un vagone che si chiude ermeticamente, le persone vengono affollate in questi vagoni, senza finestrini, senza riscaldamento, senza cibo, senza bere. Ci sono 338 deportati toscani su quel treno, ai quali poi se ne aggiungeranno alcuni arrestati soprattutto a Milano e a Genova, altre città che hanno scioperato in quei giorni. Oggi, per ricordare quei luoghi di deportazione, ci sono delle targhe. Ce n'è una al Castello dell'Imperatore, vedete, qui è in foto in alto a sinistra, e ce n'è una alla stazione di Santa Maria Novella. È stata posta al binario numero 6, nonostante il treno sia partito dal binario numero 1, per identificare tutta la stazione come luogo di deportazione e di violenza. Da Firenze sono partiti due treni con deportati toscani, questo nel marzo 1944 diretto a Mauthausen, con deportati politici. Era già partito in realtà qualche mese prima un treno dal binario numero 16 con deportati ebrei, partito il 9 novembre 1943, con circa 300 deportati ebrei, la stragrande maggioranza dei quali non riuscirà a tornare. Il treno verso Mauthausen si dirige da Firenze verso nord e fa in realtà immediatamente una tappa alla stazione di Prato, e a Prato tanti pratesi si accorgono di essere arrivati alla stazione della propria città e cercano di mandare un messaggio a casa. Immaginiamoci cosa possono pensare questi uomini che sono stati fermati in realtà per strada. Stavano camminando normalmente nel centro della città, da un momento all'altro trovano un concittadino, un connazionale in divisa che li ferma, un connazionale armato spesso, che li ferma, chiede il documento e loro danno il documento.
al massimo tanti pensano, non sanno che cosa sta per accadere, i deportati, tanti pensano, boh, ci sarà un controllo, oppure boh, ci manderanno a rimuovere le macerie, c'è stato il bombardamento, può darsi che gli servono delle braccia per rimuovere le macerie. Non è così, però nessuno glielo spiega. E loro si trovano quindi staccati brutalmente da quella che è la loro vita di tutti i giorni, staccati dalle loro famiglie. E il pensiero di molti corre proprio alla famiglia. Oggi utilizzeremo il telefono naturalmente per comunicare, aiuto, mi stanno portando via. In quel momento non era possibile, è logico, però tutti cercano di mandare un messaggio a casa. Severino Faggi ha una figlia a casa, che si chiama Isora, e scrive questo messaggio su un foglietto che ha a disposizione e lo getta dal binario. Per piacere, dite a mia figlia Isora che sto andando in Germania a lavorare. Cerca di in qualche modo di rassicurare la figlia. Non ti preoccupare, non sono sparito, non sono morto. Ci sono, sto soltanto andando in Germania a lavorare. Minimizza per quanto possibile questa sua situazione drammatica. E per fortuna questo biglietto è stato poi consegnato, ha trovato un'anima buona che ha consegnato questo biglietto. Questo è l'ultimo messaggio di Severino alla figlia, perché anche Severino Faggi poi morirà a Ebense dopo circa 2 mesi dal suo arresto. La maggior parte, dicevo, dei deportati arrestati nel marzo del 1944 moriranno durante la deportazione, vedete la grande maggioranza, l'80% circa. Soltanto pochi riusciranno a sopravvivere. Alcuni addirittura moriranno nei giorni successivi alla liberazione, perché ormai le loro condizioni sono talmente precarie che nonostante le cure portate dagli alleati, nonostante il cibo adesso sia a disposizione, non riescono più a sopravvivere. E quindi il giorno della memoria è doveroso ricordare queste vittime per le loro sofferenze, per la loro morte, logicamente. È doveroso ricordare questi luoghi, qui ne vedete alcuni, ci sono in alto a destra il monumento a Ebense, ai deportati morti a Ebense, in alto a sinistra c'è una parte del museo di Mauthausen, un'installazione tra l'altro molto particolare che cerca di restituire una dignità anche a questi deportati. I nazisti volevano trasformare i deportati, donne e uomini dovevano diventare degli oggetti, dei numeri. Questa installazione che vedete invece nella foto in alto a sinistra cerca di fare il processo inverso, di restituire un nome a queste vittime. Arrivarono a Mauthausen circa 200.000 persone, ne morirono a Mauthausen e nei sottocampi poco più della metà, 112.000. E questi sono i nomi delle vittime di Mauthausen, questi 112.000 nomi che hanno questo impatto enorme. Quando si entra in questo luogo si viene un po' sopraffatti da questa vastità, tutti quei piccoli puntini a vederli da lontano sono in realtà persone che avevano un nome, un cognome, appunto una vita, una famiglia, una storia che è stata troncata proprio in quel momento dell'arresto e proprio spesso purtroppo dai loro concittadini, dai conoscenti, dagli amici. Dopo la guerra si è cercato poi di dimenticare, ma adesso che sono passati così tanti anni da quegli episodi è importante ricordare, doveroso ricordare le vittime, altrettanto importante ricordare i carnefici, perché se questi errori, questi crimini li hanno commessi i nostri nonni e ci ricordiamo che li hanno commessi i nostri nonni, forse è più facile anche pensare che anche noi potremmo in qualche modo commettere quegli stessi errori. Dobbiamo stare attenti al percorso che intraprendiamo per non scegliere di nuovo quella strada di odio e di violenza che porta necessariamente allo sterminio. E credo che sia questo il senso del giorno della memoria e ringrazio il sindaco Bosi, ma in realtà anche tutto il comune per questo invito e per questa iniziativa. Come museo e come ANED riteniamo che sia importante parlare di questa vicenda per ricordare quello che è accaduto, per imparare da questo errore, che sia un monito, questi errori siano un monito per non riscegliere un percorso di violenza, di odio e di discriminazione, anche se purtroppo ancora oggi abbiamo a che fare con l'antisemitismo, con l'omotransfobia, con la violenza di genere, con il sessismo,
come si fa a lottare, ecco, contro questi mali della nostra società? La conoscenza è sicuramente uno strumento, è un vaccino, se volete, contro questi pericoli che ancora oggi corriamo. Grazie mille del tempo e dello spazio. Grazie, dottor Iozzelli, per il suo intervento accorato, che dimostra quanto sia importante questo lavoro che la Fondazione sta portando avanti tutti i giorni. Ecco, perché mi è piaciuto l'intervento di Aurora quando ha detto che si fa tutti i giorni, non può essere limitato a una data precisa. Ecco, questa è un'operazione che dobbiamo fare tutti i giorni con fermezza, con costanza, e è il solo modo che abbiamo per andare avanti, e che per fare in modo che l'indifferenza non cresca, non alberghi in nessuno di noi. A questo riguardo io do la parola alla dottoressa Alessandra Salvati, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Lorenzo Bartolini di Vaiano, che ci parlerà del grande lavoro che la scuola in tutti questi anni sta portando avanti su questo tema e che ne fa un'eccellenza nel nostro territorio, ed è estremamente, sarà un piacere anche vedere le proiezioni dei filmati dei ragazzi che hanno prodotto dopo aver visitato i campi di sterminio. Buonasera a tutti, grazie dell'introduzione, grazie di questo invito e grazie di aver ancora una volta organizzato un'iniziativa che riporta l'attenzione di tutti noi su quelli che sono temi fondamentali. Io partirei esattamente dalle parole di Enrico, sembra che ci siamo messi d'accordo, invece sono anni che non ci vediamo di persona, purtroppo, viste queste situazioni pandemiche. La domanda è esattamente questa: come si fa a trasformare la conoscenza della storia in anticorpi perché certe cose non succedono più? È esattamente questa la domanda, penso, che tutti noi ci poniamo e che la scuola si pone tutti i giorni quando affronta nelle classi con i ragazzi queste tematiche. Perché non basta sapere cos'è successo per decidere di agire in maniera attiva e consapevole perché non risucceda, perché non lo si reagisca, ma addirittura perché si possa opporsi ad eventuali rigurgiti di fenomeni di questo tipo. Per cui ne abbiamo veramente gallerie enormi di materiali, naturalmente, in tutto il lavoro fatto in questi anni, ma anche vista l'ora e vista la stanchezza di tutti voi, io privilegerei l'ultimo lavoro fatto, quello che ha vinto l'ultimo concorso che noi annualmente indiciamo per suscitare nei ragazzi l'opportunità di rielaborare con le loro parole quanto hanno studiato e candidarsi a partecipare a questa grandissima esperienza che è il viaggio della memoria. L'ultimo viaggio era stato programmato quando poi il Covid ci ha bloccato nel lockdown, quindi il 2020 è stato l'ultimo anno in cui i ragazzi hanno sentito il biglietto in mano, pronti per partire. Vi faccio vedere il lavoro del ragazzo vincitore di questa edizione qui, che ancora quindi questo biglietto non l'ha riscosso, non ha potuto vivere poi questa esperienza a cui teneva tanto. Perché è emblematico probabilmente di questa riflessione che stiamo facendo insieme, di questo ponte che dobbiamo creare tra la conoscenza della storia e un'azione che sia di protezione per tutta la nostra società.
Ecco, ho scelto fra tutti i lavori dei ragazzi questo perché secondo me è emblematico di una possibile risposta alla domanda che ci siamo fatti. Tantissimi dei nostri ragazzi sono molto preparati perché abbiamo vicino a noi realtà rappresentate appunto dal dottor Iozzelli, da Luisa Ciardi, realtà che ci aiutano a costruire conoscenza. Però sappiamo che questo non è sufficiente, è un tassello fondamentale, è un tassello indispensabile, è un tassello comunque difficile da costruire, ma purtroppo è un tassello che non basterà. Quello che abbiamo probabilmente, di cui abbiamo probabilmente bisogno è che questa conoscenza si faccia anche carne, diventi anche qualcosa che i ragazzi vivono. Non perché certe esperienze possano essere banalizzate, non perché certe esperienze possano essere replicabili, non perché ci possa essere una facile generalizzazione ad analogia fra tragedie con una specificità inaudita come la Shoah e tantissime altre eventi luttuosi o negativi che avvengono nel mondo a ognuno di noi, ma perché quando uno studente vive attraverso una pluralità di linguaggi e fa esperienza con la sua quotidianità di quello che è la riflessione che gli viene portata, probabilmente costruisce dentro di sé quella matrice, quella traccia, che poi in una situazione di difficoltà, in una situazione di rischio, in una situazione di pericolo, in una situazione di contaminazione disvaloriale, lo può portare ad alzare un muro, lo può portare ad alzare una mano, lo può portare ad alzare la voce per difendere quei valori che non gli sono stati soltanto presentati, ma che gli sono stati anche fatti vivere. Questo viaggio della memoria di cui parlavamo insieme precedentemente, secondo me, è un esempio meraviglioso. È un esempio meraviglioso perché è costruito da tutti insieme. È un viaggio che facciamo insieme più scuole, è un viaggio che facciamo insieme con i rappresentanti degli enti locali, è un viaggio che facciamo con il contributo di tutti ed è un viaggio che richiede che necessita di testimonianza e che richiede di testimonianza. È un viaggio in cui i ragazzi incontrano delle persone, e incontrano le persone che hanno vissuto quell'esperienza, incontrano le persone che lottano e lavorano e costruiscono per conservare la memoria e sono chiamati i ragazzi quando tornano a diventare concretamente testimoni. Quindi, come diceva prima Primo, a elaborare materiale, a raccontare in prima persona, a cimentarsi in prima persona. Abbiamo fatto iniziative a scuola, ma anche sul territorio, no? Nelle mostre del luglio spesso i nostri ragazzi hanno portato i loro materiali, oppure nei consigli comunali, sia a Prato che a Baiano. E questo è fondamentale per loro, perché assumono su di sé la responsabilità di essere testimoni di quello che è stato a loro volta testimoniato. E sottolineerei anche questo aspetto dei linguaggi. Siamo multisensoriali, siamo dotati di intelligenze plurali, abbiamo bisogno di vivere le cose,
è indispensabile farsi aiutare oltre che dalla ricerca storica, anche dai linguaggi che toccano altre corde, quindi il teatro civile, quindi la canzone d'autore, quindi tutta una serie di aspetti che non parlano solo al ragionamento e al sapere delle persone, ma che ne toccano anche le corde più profonde, anche perché tutti i ragazzi devono poter essere contagiati positivamente da questi percorsi, indipendentemente dalle loro potenzialità. Una delle cose bellissime di questo concorso è stato che è sempre stato assolutamente indipendente dalle capacità intellettuali dei ragazzi. Hanno vinto ragazzini con lavori meravigliosi che non erano i primi della classe, anzi, il primo anno che io sono diventata qui dirigente, ho tenuto particolarmente ad accompagnarli di persona, perché era un'esperienza che volevo fare con loro. C'era Luisa, c'era Enrico, c'erano tanti di voi, e ho portato una banda di teppisti, una cosa incredibile, erano uno più scavezzacollo di quell'altro, eppure avevano fatto dei lavori meravigliosi, perché lo avevano vissuto profondamente, e mi sono testimoni, coloro che erano lì con me vissero poi quell'esperienza con una profondità e con una capacità di entrare nella complessità del fenomeno che è stata importante anche successivamente per il loro futuro. E questo è un aspetto molto importante, secondo me, delle nostre politiche, il sapere andare oltre quello che è soltanto il piano di conoscenza, perché quello funziona finché va tutto bene, ma non funziona quando sei in difficoltà, non funziona quando sei in pericolo, non funziona quando sei sotto pressione. Quando sei sotto pressione, quello che funziona è quello che hai vissuto, e quello che hai vissuto è quello che ti hanno fatto vivere, quello che ti hanno fatto sperimentare, quello che ha parlato alla complessità del tuo essere. Per cui è indispensabile che noi continuiamo a discutere fra noi, ad investire in questi progetti. È indispensabile che continuiamo a proporre esperienze come il viaggio della memoria, come gli incontri con i testimoni, che sono stati veramente dei momenti estremamente toccanti. Primo citava prima le sorelle Bucci, ma abbiamo avuto in questi anni a Vaiano veramente tutto il pantheon dei più dei testimoni che esistono e che ancora per fortuna possono raccontare, e sono stati veramente le esperienze, gli incontri che più i ragazzi hanno continuato a raccontare anche successivamente. Ed è importante per loro tutto questo, quindi è importante che noi adulti facciamo l'impossibile per permettere loro di vivere queste esperienze e dar loro valore. È la nostra salvaguardia per il futuro, sono i nostri anticorpi. Io scommetto che quei ragazzini del giardino pubblico che citavamo prima, a scuola l'hanno studiata anche loro la Seconda Guerra Mondiale. Non è che non lo sanno cosa è successo, e che purtroppo non lo sentono, e quindi hanno potuto usare come provocazione, perché poi a quell'età purtroppo siamo su quel piano lì, purtroppo. Quindi hanno potuto usare come provocazione quel tema, mentre invece se avessero sentito con tutto se stessi la drammaticità di quelle cose, non avrebbero mai permesso a se stessi di banalizzare in quel modo un tema per usarlo in quella maniera così bieca. Quindi io innanzitutto ringrazio questo territorio, perché è veramente eccezionale da questo punto di vista, è un investimento enorme. Tutte le volte che a Ebensi raccontavamo che noi portavamo i ragazzi senza far spendere loro una lira, perché tutti i soggetti contribuivano attivamente, avevamo sempre l'invidia di tutte le altre scuole che incontravamo, ed è una cosa molto bella, ma anche tutte le altre occasioni di confronto, di approfondimento e di riflessione comune. Quindi il mio ringraziamento e il mio impegno a continuare insieme a tutti voi in questa direzione. Grazie dottoressa Salvati. A questo punto do la parola al dottor Gualberto Seri, capogruppo consiliare Lista Vaianesi. Grazie sindaco, grazie per questo incontro, grazie per tutti gli interventi che sono stati fatti stasera, a partire dalla dirigente scolastica dottoressa Salvati, Aurora Castellani, Luisa Ciardi, il dottor
gli Ozzelli. Io mi ero preparato un discorso, io di solito nei miei interventi in Consiglio Comunale cerco di andare a braccio, mi faccio una scaletta. In questa situazione così importante, così fondamentale per tutta la nostra storia, mi sono preso dei piccoli appunti. Mi perdonerete se qualche volta leggerò qualche cosa per non perdere l'integrità delle cose. Io sono molto legato alla comunità ebraica, soprattutto fiorentina, perché il mio approccio alla comunità ebraica, parliamo del giorno della memoria, quindi un giorno che ha toccato fondamentalmente e pesantemente tutte le comunità ebraiche europee. Sono molto legato perché nel lontano 1991-92, a soli 25 anni, cominciavo a lavorare in una società fiorentina che aveva amministratore delegato e direttore generale ebrei. Ebrei, avevano uno addirittura, aveva tre passaporti, ebraico, inglese e italiano. All'interno il mio compagno di ufficio, Michele Hagen, fiorentino, di famiglia ebraica fiorentina. Io quando sono entrato lì sapevo poco niente della loro storia, sapevo poco niente delle loro tradizioni, sapevo poco niente di tutto quello. Avevo una superficialità che si riferiva al classico discorso: se tutto il mondo ce l'ha contro di loro, un motivo ci sarà. Poi ho cominciato a capire, ho cominciato a parlare, ho cominciato a informarmi. Ho conosciuto clienti che avevamo lì che erano di origine ebrea. Il dottor Iozzelli ha citato Millul. Millul era un cliente, avevano altre persone a Firenze che erano clienti nostri. Ho visto lì i tatuaggi sui bracci, sugli avambracci di queste persone. Persone che sono state a Mauthausen, Buchenwald, Dachau. Persone sono tornate indietro profondamente colpite, che spesso non avevano neanche tanta voglia di ricordare e di aprirsi agli estranei. La comunità ebraica fiorentina è un po' chiusa all'interno, ma dobbiamo capirlo perché hanno fatto quadrato dentro se tra sé, perché hanno subito delle cose atroci. E per questo io avevo... Quando nel Consiglio Comunale abbiamo dato la cittadinanza onoraria alla Segre, lanciai un sasso dicendo che sarebbe stato interessante anche sentire i racconti delle comunità ebraiche dell'UCEI e quant'altro. Probabilmente sarà tema, visto il numero ingente di partecipanti, di altre situazioni. Facciamo una storia della giornata della memoria. La giornata della memoria è stata dichiarata dalla Repubblica Italiana con una legge del 20 luglio del 2000, la numero 211. Per una volta siamo stati i primi, perché poi nel 2005, nel novembre del 2005, c'è stata anche una risoluzione dell'ONU che ha sancito il 27 gennaio come giornata della memoria. Il 27 gennaio è il giorno in cui l'Armata Rossa aprì i cancelli di Auschwitz. I tedeschi erano ormai scappati e si trovarono di fronte a questo scempio, ma lo scempio era iniziato anni prima, perché dal 33 al 39 in Germania è cominciato, sono state promulgate le leggi razziali ed è cominciata una repressione nei confronti del popolo ebraico tremenda, allucinante, che poi ha avuto sfogo nel 1941 in concomitanza con la campagna di Russia, con l'apertura e la deportazione dei centri, dei campi di concentramento, e con tutto quello che poi successivamente è successo. Mi preme citare quello che prevedevano alcune leggi razziali, cioè era la difesa della razza, della purezza della razza ariana. Agli ebrei era vietato sposarsi con ariani, avere servitori ariani, avere il rapporto di lavoro con ariani,
Gli ebrei vengono espulsi dalla pubblica amministrazione, uffici, scuole, università, ospedali. Oltre che la discriminazione degli ebrei, si aggiunge anche l'emarginazione. Vengono costituiti i famosi ghetti. Molti bar e negozi vietano l'ingresso ai medici, agli ebrei. I medici, gli avvocati e gli architetti ebrei perdono i loro clienti. Quindi questo è l'inizio di un periodo atroce per la nostra comunità, per la nostra civiltà, diciamo così. La giornata della memoria dovrebbe servire al ricordo, perché il ricordo è la parte fondamentale della nostra storia. Dal ricordo, dal capire quello che è successo, noi riusciamo a distinguere il bene dal male, riusciamo a far tesoro di quelli che sono stati i nostri sbagli e riusciamo a porci rimedio per il futuro. Noi la consapevolezza dello sbaglio che è stato fatto, che è stato commesso, delle atrocità, possiamo porre rimedio per il futuro. E per questo mi piace citare quello che diceva Primo Levi, diceva: non iniziò con le camere a gas, non iniziò con i forni crematori, non iniziò con i campi di concentramento e di sterminio, non iniziò con i 6 milioni di ebrei che persero la vita, non iniziò nemmeno con gli altri 10 milioni di persone morte tra polacchi, ucraini, bielorussi, jugoslavi, rom, disabili, dissidenti politici, prigionieri di guerra, testimoni di Geova e omosessuali. Iniziò con i politici che dividevano le persone tra noi e loro. Iniziò con i discorsi di odio e di intolleranza, nelle piazze attraverso i mezzi di comunicazione. Iniziò con le promesse di propaganda, a volte sole all'aumento del consenso. Ora, se credo che ci possa essere in futuro una cosa, il ripetersi di una certa situazione, sinceramente, detto tra noi, non lo credo. Non lo credo perché mi auguro ingenuamente che abbiamo fatto tesoro del passato. Mi auguro, forse ingenuamente, che tutto quello che sia successo sia servito alla nostra comunità e alle nostre coscienze. Un'altra cosa, e qui raccolgo un appello di Michele Hagen, il mio compagno di ufficio ai tempi del mio primo lavoro, persona ebraica di religione e di appartenenza, a differenza della povera illustrissima onorevole Segre, che è stata deportata soltanto perché lei, di religione cattolica, aveva un discendente, il padre, di origine ebraica. Lui mi dice: questa è la giornata della memoria. So che mi ha detto chiaramente: Gualberto, so che c'è allo studio di legge una giornata delle memorie in cui dovrebbero essere ricompresi tutti. Beh, io da ebreo ti dico: non ci sto, perché ricomprenderle tutte in una sola, un unico calderone, farebbe perdere veramente il significato a quello che è questa giornata e a quello che noi come popolo abbiamo subito. Su questo non posso che trovarmi d'accordo. Vi ringrazio nuovamente per tutto, vi ringrazio per la partecipazione e soprattutto per l'invito. Grazie. Grazie, dottor Seri. Do la parola al capogruppo consigliere centro-sinistra per Vaiano, Stefano Vaiani. Grazie, signor Sindaco. Grazie a tutti coloro che mi hanno preceduto, perché veramente è stato un pomeriggio emozionante. Per me, scusate se ci metto un po' del personale, lo è un po' di più, perché io sono figlio di un militare deportato perché si rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò. Mio padre non ha mai parlato di quello che ha vissuto in un campo di concentramento. Naturalmente non era un campo di sterminio, era un campo di lavoro. Non ne ha mai parlato. E io francamente non me lo sono mai chiesto. Non ho mai chiesto il perché non ne volesse parlare. Però ecco, sentendo anche chi mi ha preceduto, forse si capisce veramente quello che hanno vissuto quelle milioni di persone che hanno veramente passato quei momenti tristissimi.
Ci siamo chiesti se mentre il nostro paese prende i suoi sforzi per affrontare questa terribile pandemia fosse giusto ricordare il giorno della memoria. Sì, la risposta è stata immediata. Sì, è giusto, c'è lo spazio, ce lo dobbiamo prendere questo spazio. Quindi oggi, 27 gennaio, facciamo memoria. Ricordiamo la deportazione di milioni di persone, di donne, di bambini, di uomini, ebrei e non. Chi mi ha preceduto ha ricordato che non c'erano solo ebrei, c'erano rom, omosessuali, tante altre persone. E purtroppo la loro uccisione da parte di altri uomini, che forse non sarebbe neanche giusto definirli tali. Ma in questo 27 gennaio prendiamoci lo spazio e il tempo per riflettere anche sulle nostre debolezze. Come il periodo storico che seguì le leggi razziali e portò alla guerra e allo sterminio di milioni di persone, questo è un momento di crisi profonda in cui perfino la nostra democrazia e il dettato della Carta Costituzionale vengono messi un po' alla prova. Ma siamo noi, saremo noi a doverle difendere con la memoria, con l'esercizio di una cultura democratica che si rinnova e si autoalimenta ogni giorno attraverso la nostra azione come cittadini e come istituzioni. Purtroppo vari fatti di cronaca ci offrono lo stimolo a osservare quanta difficoltà, quanta incertezza vive l'umanità tutta. E possiamo vedere quante scorciatoie, talvolta violente, sbagliate, vengono percorse da alcuni che le vedono come soluzioni. Ma queste soluzioni sono errate, perché non si fondano su strumenti adeguati, quali appunto l'educazione, l'istruzione, l'ascolto, il rispetto. Voglio portare solo alcuni esempi per non appesantire anche troppo la serata, che mi sembra stata veramente molto produttiva. E come non ricordare che una manifestazione pacifica di alcuni cittadini sia stata trasformata in un violento attacco di tipo squadrista alla sede di una sigla sindacale da parte di un gruppo di persone all'estrema destra. E come non indignarsi per i continui gesti di violenza sulle donne, gesti frutto di una cultura diffusa in tutti gli strati sociali, che portano a uccisione, violenze, sopraffazione, ma anche, aggiungiamolo, disparità nel mondo del lavoro. E permettetemi, visto che sono anche un sanitario, e che dire delle minacce verso quei medici che ci invitano alla vaccinazione, ci forniscono cure e ci permettono di dare risposte al nostro diritto alla salute. Chi mi ha preceduto ha ricordato il triste, terribile fatto successo questi giorni vicino a Livorno, in Toscana. Un ragazzo, poco più che adolescente, che è stato aggredito con frasi, insulti, sputi, con parole che non avremmo mai voluto più sentire. E questo perché era ebreo, solamente perché era ebreo. Ecco allora che il giorno della memoria va sempre ricordato e portato ad esempio, monito per noi e per le generazioni future. Perché, vedete, secondo me quando mettiamo in minoranza qualcuno, quando commettiamo violenze su altri, sui loro corpi, sulle loro idee e pensieri, ci avviamo su sentieri pericolosi che possono portare a quanto già successo. Ebbene, colleghi, cittadini, le nostre istituzioni hanno prontamente reagito a questi gesti, dimostrando ancora una volta che gli archivi della nostra Carta Costituzionale non sono solo parole, ma dei fari che servono per illuminare il nostro cammino. E il nostro dovere, e mi piace veramente ribadirlo con forza, anche in questi momenti dove c'è
ci sono le elezioni del Presidente della Repubblica, è quello di coltivare la Costituzione giorno dopo giorno. Come faremmo la pianta del nostro giardino a me più caro. Per concludere, permettetemi di ricordare un cittadino italiano che è stato di esempio per tutti, venuto a mancare proprio in questi ultimi giorni. Non un uomo di partito, ma un uomo di istituzioni, veramente un uomo di istituzioni, Dal Sassoli. Da Presidente del Parlamento Europeo si è battuto con forza per aiutare i più deboli e bisognosi in senso l'Europa e non solo, abbattendo quelle barriere fisiche e mentali che molto spesso non ci permettono di vedere il prossimo, l'altro. In uno degli ultimi suoi discorsi, mi sembra proprio quello fatto insieme alla senatrice Segre, David ha concluso il suo discorso dicendo: noi abbiamo il dovere di ricordare. Ebbene, facciamo nostro questo proposito, perché noi abbiamo il dovere di ricordare i fatti successi oltre 70 anni fa e anche quelli più recenti. Solo con il ricordo faremo in modo che quanto successo non accada più. E concludo veramente dicendo che, come gruppo consiliare Centro-Sinistra per Vaiano, memore anche delle azioni che il nostro comune ha messo in essere nel passato, ci impegneremo in attività di sensibilizzazione culturale contro il razzismo, la xenofobia e contro ogni altra forma di discriminazione religiosa, etnica, politica e di genere, con lo scopo di promuovere e condividere il bisogno di cittadinanza che scaturisce dalla nostra Costituzione. Mi scuso dell'emozione, ma questa giornata mi ha veramente colpito. Di nuovo grazie a tutti, a coloro che hanno partecipato e che hanno portato il loro contributo. Credetemi, io credo veramente che sia stata una giornata, un pomeriggio emozionante, e credo che veramente sia di buoni propositi per il nostro futuro. Grazie a tutti. Grazie consigliere Vaiani, ci volge al termine. Ci tenevo a ringraziarvi tutti per gli interventi, per l'apporto che avete dato a questo consiglio comunale, per cui ci tengo a ringraziare la dottoressa Castellani, la dottoressa Luisa Cialdi, il dottor Iozzelli, la dottoressa Salvati, la dottoressa Alessia Cecconi, che è stata con noi collegata e so che ci teneva comunque a far sentire la sua presenza in questa importantissima giornata. Voglio ringraziare il gruppo di lavoro che ha permesso questa organizzazione, in primis l'assessore Beatrice Boni, a cui avevo delegato questo compito di seguire, e tutti i consiglieri che si sono impegnati in questo, ma in particolar modo non me ne vogliono gli altri, la consigliera Macchi, che ci ha messo tantissima passione perché questa giornata avesse questo svolgimento. Grazie davvero di cuore. Ci tengo provo a condividere lo schermo, non so se sarò bravo come Luisa Cialdi, perché volevo farvi vedere la pergamena che abbiamo intenzione di, si vede, che manderemo a Liliana Segre. Ve la leggo: in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale espressa con la delibera numero 26 del 10 settembre del 2021, si conferisce a Liliana Segre la cittadinanza onoraria con la seguente motivazione: quale segno di apprezzamento, stima e riconoscenza per la lunga, intensa e appassionata lotta contro ogni forma di repressione, razzismo e discriminazione, per l'instancabile prodigarsi per la tutela dei diritti umani, dei valori della pace e della fratellanza. Vi ringrazio ancora tutti della giornata,
e credo che ne usciamo tutti, e ringrazio anche chi ci ha visto dal web. Speriamo il prossimo anno di riuscire a realizzare un qualcosa in presenza che possa coinvolgere ancora maggiormente a livello emotivo, ma credo che da questa giornata siamo tutti più ricchi. Grazie ancora a tutti voi. Primo. Sì? Scusa, c'era un messaggio del consigliere Seri, voleva intervenire. Ah, non l'avevo visto. No, prego, no, signora. Non ti preoccupare, è il prossimo consiglio comunale, non c'è problema. È uno spunto per i prossimi anni nella giornata della memoria. Proprio perché ho una conoscenza piuttosto importante e concreta a Firenze, mi avrebbe fatto piacere se si prendesse in considerazione alcune situazioni. Sei arruolato nel gruppo di lavoro per il prossimo anno? No, la spiego anche agli altri consiglieri presenti. L'ex suocero della persona che ho citato prima, che non è nient'altro che ha un nome strano in comune con me, no? Guidobaldo Passigli, famosa famiglia ebrea fiorentina, non altro anche titolare della tipografia giuntina, ha scritto un libro riprendendo le memorie dei suoi genitori che furono deportati a Auschwitz e mentre riuscirono a fargli avere delle lettere, quindi riporta tutta la documentazione di quello che è stato il loro campo di prigionia da cui poi non sono più tornati. Era solo per dirvi questa, mi era sfuggita precedentemente. Grazie di nuovo e scusatemi per l'interruzione. Bene. Buonasera a tutti allora, e grazie ancora.